il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare di Ostia, a quanto pare. Buongiorno. Buongiorno. Ma le devo parlare. Mi fa molto piacere vederla in grazie classe. Grazie anche a me. Prenda, indossi la giacca e venga qui. Primis io volevo chiedere scusa del comportamento che ho avuto ieri, perché cioè lì per lì non me ne sono reso conto, io sono una persona troppo istintiva, però poi ripensandoci mi sono accorto di aver sbagliato e di averlo offesa e mi dispiace molto. Lei scandisce le parole. Allora signor... Per dire una parola a tre secondi ci metto ogni volta. Cioè da un po' di... Cioè io penso che nella vita sbagliando si impari, quindi me ne sono reso conto e le chiedo scusa. Allora, signor Rennis, io apprezzo soprattutto il fatto che lei si sia reso conto. Sì, quello assolutamente. Però la prego non che non più, avvenga sì, più. Grazie mille. No. Buongiorno. Buongiorno, discende. Discenti. Signor discepolo. Apostolo, lui è l'apostolo e noi siamo i discepoli. Si accomodi per cortesia. Non toccare le sue piante. Che buono. Hanno un buon profumo? Molto. Bene. Complimenti per la fragranza. Io e la natura siamo due cose distinte. Oggi la lezione sarà sulla floricoltura e l'orticoltura. Sono a pagina 632, signori. Quindi oggi vi insegnerò a diventare degli artigiani della terra, degli artigiani della natura. Signorina Angius, ha mai coltivato, ha mai fatto crescere una piantina? Da piccola. E che cosa ha provato? Quali emozioni ha provato? Vedendo che non cresceva, io dopo un giorno mi l'ho già rotta le scatole e allora l'ho rotta. La pazienza non fa parte di me, cioè nel senso se vedo che non cresce non è che la continuo a far crescere. In effetti, signorina Angius, la pazienza non fa parte della sua personalità. Io vorrei trattare un argomento che secondo me è fondamentale, che è quello dello Stato e delle forme di Stato.